Ci siamo ragazzi, siamo al fatidico giorno. È scientificamente provato che tutti gli YouTubers che fanno questo video iniziano con la frase: "Non avrei mai immaginato di fare questo video". E ovviamente, visto che devo iniziare questo video, vi dico: "Ragazzi, non avrei mai immaginato di dover fare questo video". Già, ragazzi, a parte gli scherzi, è così, quindi c'è poco da ridere e scherzare, perché da ridere e da scherzare non ce ne sta per niente. E ora vi spiegherò anche il perché, anche se molto probabilmente alcuni di voi già avranno sentito in giro qualcosa, ma la mia ragazzi è una situazione forse molto particolare rispetto alle altre. E ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, potrebbe essere l'ultimo che faccio, ma non credo perché ora vi andrò anche a spiegare perché. E allora, perché? La domanda è perché? Perché questo? Perché devo lasciare? Perché sto lasciando? In realtà ragazzi, io YouTube l'ho lasciato già 3 mesi fa, 2 mesi fa, quando diciamo le cose non andavano esattamente come volevo io, e quindi ho iniziato già a mettere la testa su altre cose. Nel senso che prima magari il mio obiettivo fisso era YouTube, fare video, cercare di portare contenuti magari sempre più belli e crescere sia di iscritti che di visual. Però ragazzi, da qui a un po' di tempo, non ho ancora ben capito sinceramente il motivo. Le visualizzazioni non ci sono più, gli iscritti non ci sono più, cioè siete spariti tutti completamente. Via, veloci, spariti tutti come una magia. Che attenzione, questo non è lamentarsi, o meglio, sì, questo è lamentarsi, ma è lamentarsi indirettamente. Perché? E vi spiego anche perché. YouTuber come Favij e altri hanno avuto il coraggio di lamentarsi, anche se loro dicono che non si lamentano, però ragazzi, sempre lamento è, quindi si stanno magari autorimproverando, non lo so, di essere calati da 300.000 visual a 200.000. Ok, e sicuramente ragazzi, anche a me darebbe fastidio, però capite bene che da 300 a 200, cioè cambia veramente poco, cioè è come se tu dici io sono da 100.000 visual, passo a 60. Sì, saranno 40.000 in meno, però sono sempre 60.000 e sono sempre consistenti, no? Quindi non vedo il perché alcuni di loro si debbano lamentare, anche se loro non si sono lamentati del tutto, perché comunque da 300 a 200.000 le loro visual le fanno, i loro soldi, se vogliamo chiamarli così, anche se quei soldi non c'entrano assolutamente niente, ragazzi, perché qui si tratta di sacrifici, non di soldi. Attenzione, questo è un punto da cui mettere proprio pallino sull'ai, perché qui non si tratta di fare soldi su YouTube, qui si tratta, e io anche io stesso mi lamento, di sacrifici, perché io da 3 anni ho iniziato a fare sta cosa e ho iniziato a costruire un grattacielo. Quindi immaginate voi come vi potete sentire, voi che siete architetti, state seguendo il progetto, diciamo, arrivati a 100 metri di costruzione, no? A un certo punto, motivo X, arriva, cade un meteorite, un terremoto. Il grattacielo si sfracciala tutto e avete buttato 3 anni della vostra vita, sacrifici e sacrifici, 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 a non fare niente, perché il grattacielo è sparito, è crollato. Quindi potete immaginare come ci si senta essere da questa parte. Già, perché alla fine, diciamo che da 300 a 200.000 la cosa non cambia, perché 200.000 oggi, 200.000 domani, diciamo che chi sta ai piani superiori, ragazzi, non sente maggiormente questa botta. Perché i loro milioni al mese li fanno comunque, parlo di visualizzazioni, eh. Mentre io ragazzi, che la mia situazione era che avevo più o meno 100.000 visual dopo 2-3 giorni, adesso siamo arrivati ad averne 4.000 in un giorno, che 4.000 visual sono le visual che fa un canale di 10.000 iscritti, io ne ho 300.000, quindi come detto si ritorna sempre allo stesso motivo, sono incazzato, mi sto lamentando, ma non mi sto lamentando perché non sto facendo soldi, mi sto lamentando perché sto vedendo tanti e tanti tanti sacrifici che ho fatto tempo addietro che stanno andando letteralmente a puttane. Cioè, capite, ve l'ho fatto prima l'esempio: voi costruite un grande grattacielo, vi fate il mazzo, state fino a tardi, costruite il progetto, quello non va, aggiustiamo, insomma, tutto questo e poi boom, cade e si spezza a terra, ragazzi. Cioè, veramente ti fa proprio venire voglia di spararti in bocca, anzi, di spararti sul braccio. Facciamo prima. Per cui, siccome molti si stanno lamentando, ragazzi, aggiunta a questo, io non ho la più pallida idea, cioè io mi sto lamentando, sì, però
Aggiunto a questo che non so che fine abbiate fatto tutti quanti gli iscritti spariti, tutti via, non si sa. Le visualizzazioni non ci sono più perché, diciamo, un conto è da 300 a 200.000, un conto è da 100.000 a 4.000, cioè non ha letteralmente più senso sta cosa. Il problema è che le feed non vanno, quindi non andando le feed mie non arrivano manco visualizzazioni. YouTube sta avendo problemi, non manda le feed, si sta dissociando da Google Plus, sta succedendo il casino come al solito, quindi chi ne soffre maggiormente sono quelli come me e più o meno quelli della mia stessa fascia, mentre quelli che stanno ai piani superiori ovviamente sì, ne soffrono, ma veramente minimo, 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 cioè niente in realtà. Succede ragazzi che siamo sempre allo stesso punto. Alcuni di voi sicuramente stanno scorrendo giù nei commenti per cercare: ma è vero che sta lasciando YouTube? È vero che sta lasciando YouTube? Sì ragazzi, è vero, perché come ho detto fa, io YouTube in realtà l'ho lasciato già 2 mesi fa, quando non ho iniziato a fare video tutti i giorni perché non vedevo costanza da parte vostra nell'aprire il video, perché magari io potevo portare un episodio al giorno, però non l'ho portato perché sarebbe stato inutile portarlo se, cioè se nessuno lo andava a vedere. E allora iniziavo a fare un giorno sì, un giorno no. Addirittura adesso ho iniziato a fare un giorno sì, due no, uno sì. Cioè, capito qual è il problema, ragazzi? Che non. Cioè, sarà che vi ha stancato, l'avevo stancato io, non lo so. Però ho portato a provare Fortnite e non è andato. Ho provato a portare altro gioco, Red Dead Redemption 2. Non se ne incula nessuno. E quindi a questo punto non so se sia il problema sia io, se il problema siete voi, se il problema sia YouTube o il problema sia quel porco. Ragazzi, io YouTube lo sto lasciando, lo lascerò perché? Per questi motivi, perché non la sto prendendo più seriamente, infatti non pubblico più video tutti i giorni perché non c'è più interesse da parte vostra, almeno da quello che sto vedendo è così, non c'è più interesse in niente e quindi io non sono nemmeno più motivato a fare video tutti i giorni, seppur vi continui a portare i più bei contenuti che mi vengono in testa, nonostante non ci siano visual, non ci siano iscritti, non ci sia un riscontro positivo, niente. Per farvi capire che uno se ne sta fregando altamente dei soldi e vi continuo a portare dei contenuti belli che secondo me sono i migliori e io li porto comunque sul mio canale nonostante non ci faccio visual, non ci faccio soldi, non ci faccio niente perché comunque alla fine è intrattenimento, quindi ci tengo che voi lo andiate a guardare. Per farvi capire che senso ha, io mi faccio un mazzo così, un sacrificio così per portare dei bei video, dei bellissimi contenuti che poi non li vede nessuno. A sto punto uno dice: sono demotivato, non lo faccio, mi rompo, non ha senso, mi metto a fare altro. Giustamente è così. Perché a me, ragazzi, andrebbe benissimo, mi potete mettere alla prova quanto vi pare, fare 10 video da 100.000 views all'uno e non monetizzarlo nemmeno uno. Vi giuro lo faccio, cioè vi giuro, io sono capace. Per farvi capire che il problema qui non si tratta di soldi, ma qui si tratta di contenuti belli che vengono portati e che non vengono apprezzati. Dici, che senso ha? Non li porto, cioè li tengo per un prossimo futuro. Infatti, ragazzi, come dice anche il titolo, perché lascerò YouTube? Perché sto lasciando YouTube? Per questi motivi qui, infatti, a meno che non ci sarà un riscontro positivo e le mie idee cambieranno di nuovo, i video non saranno più tutti i giorni, ma saranno quando avrò voglia di registrarli, quando riesco a registrarli, perché mi dispiace comunque lasciare una piccola fanbase, seppur piccola, su 300.000, un decimo è ancora viva, quindi non ne ho idea, ragazzi, del perché. Mi piace comunque tenere attiva quella fanbase, nonostante, diciamo, alla fine non andrà benissimo, tipo domani uscirà un video, no? E questo non significa che io sto lasciando YouTube perché, puntini, 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 io sto lasciando YouTube già da 2 mesi, da quando non l'ho iniziato più a prendere seriamente. Quindi, che significa questo? Che tra un po' vedete sempre meno video finché la situazione continua così, mi romperò il cazzo e dirò: senti, sai che c'è? Ma è normale, ragazzi. Voi fareste mai una cosa senza avere un riscontro positivo? No. Assolutamente, ma che vi ripeto, non si tratta di soldi, vi ho detto, vi sfido a farmi fare 10 video da 100.000 views all'uno e non monetizzarlo manco uno. Per dirvi, a me basterebbe anche che magari porto un bel contenuto perché me lo sono pensato tutta la notte, lo porto sul canale e poi non lo vede nessuno. Mi gira il cazzo, quindi preferisco non portarlo o portarlo in un momento positivo che so che non verrà mai, quindi. Tutti questi motivi mi stanno portando a lasciare YouTube. Mentalmente l'ho già lasciato 2 mesi fa. Fisicamente lo lascerò a breve, quindi vi sto avvisando perché
mi sembra anche giusto avvisare. Comunque il canale non è che lo chiudo quando sarà, i video saranno sempre disponibili per chi li vorrà vedere, perché io attualmente, lo ammetto, sto campando di visualizzazioni fatte, cioè che significa? Sto campando di video vecchi. Dei video vecchi sto prendendo visual, sto prendendo quei pochi iscritti, perché dei video nuovi non mi pare di aver fatto nulla, quindi diciamo che sto prendendo tutto vecchio, il lavoro vecchio che ho fatto, che non me ne pento, anzi è stato un bellissimo lavoro, forse il più bello che abbia mai fatto, veramente il più bello che abbia mai fatto. Ci sono tanti motivi, l'avete anche sentito forse sicuramente da Favij, da altri YouTubers, bla bla bla, però la mia situazione è un po' diversa perché loro hanno i loro problemi. Io ho anche i loro stessi problemi, aggiunto io però ho le feed inattive, iscritti inattivi, visualizzazioni inattive e tutto il casino inattivo, per cui uno a un certo punto pensa e dice: è ok. Per cui io, nonostante ciò, vi ho detto, domani esce un video, però questo non significa che uscirà un video tutti i giorni, perché l'ho già detto, YouTube l'ho già lasciato mesi fa quando le idee mi sono iniziate a cambiare, perché questo declino è iniziato da mesi, ragazzi. Non è iniziato da ottobre, se no non avrei fatto sto video, no? Non sono così stupido da fare un video perché 10 giorni mi vanno male, no, sono mesi e mesi e mesi che non vanno come dico io le cose, ragazzi, perché prima magari facevo 100.000 views in una settimana, che per 300.000 iscritti è top, eh? È topissimo, cioè è il top del top, però fare 4.000 visual, 4, con 300.000, raga. Beh, fate un conto di matematica, è meno del centesimo dell'attività che sta sul canale. E quindi mi dispiace un po', mi dispiace vedere tutti i sacrifici che ho fatto in 3 anni, stare alzato fino a tardi, alle 5 tutti i giorni, stare a pensare, stare a fare quello, aver fatto questo invece che altro, e aver mandato a fanculo gente per fare altro. No, non posso fare quello perché devo fare testa su YouTube. Cioè, capite ragazzi, vi ho fatto prima l'esempio del grattacielo, io mi sento uguale. Vi ripeto, questo non è un video lamentela, o meglio, sì, è un video lamentela, perché è l'unica cosa che posso fare, non posso fare altro. A volte l'essere umano, l'unica, diciamo, modo di espressione che ha è lamentarsi con qualcun altro per sentirsi compatito. Ma io non voglio essere compatito, ragazzi, attenzione. Io vi sto solo spiegando perché sto lasciando YouTube. Lascerò YouTube per sicuramente, se continua così, per questi motivi. Quindi che ci dobbiamo fare? Io non ci posso fare niente, anzi ho detto, continuo a portarvi i contenuti migliori che riesco a pensare, a sfornare da sta testa, più non penso io possa fare. Continuate a fare la vita reale perché vi piace a voi ragazzi, perché sennò io l'avrei smesso, sapete quanto tempo fa? Tanto, perché sarebbe stata bella finire la serie in un certo modo, punto. Serie vita calciatore finita, bambino finita, se ne apre un'altra, se ne apre un'altra ancora. Vita reale da rapper, lo posso risfornare e altre cose. Però, ragazzi, io ora vediamo, magari se nei commenti mi dite: oh, mega, magari fai nuove serie, le possiamo vedere. Io ci provo anche, magari con i cantanti, che cazzo ne so. Diciamo che oramai quello che mi spinge ancora a fare i video è portarvi contenuti, anche se non li vedete, più che altro per passione. Se no, ragazzi, state tranquilli che non avrei smesso già, quindi continuo fin quando mi va, perché se la passione c'è, uno continua, se la passione non c'è, vi assicuro che finisce, quindi in quanto riesco a continuare, volentieri, perché mi piace comunque, quindi apprezzo. Mi piace quello che sto facendo, quindi apprezzo tutto il lavoro che ho fatto, per cui finché riesco, perché no? Bene, io spero di avervi rotto il cazzo con questi 10 minuti di lamentele, che lamentele in realtà non sono, perché vi ho spiegato la mia situazione mentale da qui a 5 mesi fa, 6 mesi fa, e mi sembrava giusto farci un video perché io ragazzi, quando ho problemi ne parlo, cioè sono così, non ditemi dello stupido, 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 però quando ho problemi mi piace parlarne con chi ho di fronte, quindi in questo caso voi che siete la community che mi segue, quei pochi che mi seguono ancora, oddio, ma ci saranno ancora che mi seguono? Spero di sì. Come da routine, se il video vi è piaciuto, beh, mi piace, iscrivetevi al canale, ormai che lo diciamo a fare, però ovviamente io ci sono sempre, ricordatevelo, questo non vuol dire che sparisco, ci sono sempre, quindi grazie a chi ha visto fino a questo punto, cioè sono stati 15 minuti, non lo so, poi lo taglio nel video. Grazie per aver visto il video fino a questo punto, spero possiate capirmi e non compatirmi, ma capire la situazione in cui tipo mi trovo, penso si trovino anche altre persone, non credo di aver visto altre persone oltre a me, però sì ragazzi, grazie per aver visto il video fino a questo punto, grazie per essere stati con me anche quest'oggi, speriamo la situazione si risolva, se no ragazzi sapete già, vi ho già detto tutto nel video, quel negozio bella per voi più che per me e se beccamo al video di domani. Ciao!